Forza avanti, devi dirmi qualcosa. Negativo, Briggs. Hai idea di quanti ponti hai bruciato con quello scherzetto a Guantanamo? Era necessario. Metti in discussione i risultati. Non si parla di risultati e lo sai. Hai chiesto favori per la CIA e hai messo l'agenzia in cattiva luce. Hai eliminato il loro testimone chiave anche se era un pesce piccolo. A Langley non hanno gradito. Che stai dicendo? Sto dicendo di non chiamare più e di riflettere bene su quel trasferimento permanente. Grazie. Dimmi se a Holly serve qualcosa. A parte qualche graffio, l'aereo sembra a posto. Molto bene. Charlie. Cosa? Novità sulla nave dirottata? Ci sto lavorando. L'attacco si chiama benzina americana. Una petroliera piena è un'arma devastante. Che cazzo è successo? Non guardare me. Green? L'IMS non risponde. Sono chiuso fuori. Charlie. Faccio del mio meglio. Briggs, hai qualcosa? Niente. Ho solo luce e comunicazioni interne. Cabina di pilotaggio, perdiamo potenza. Per quanto possiamo planare? Si parla di minuti. Sistemi di navigazione andati, restano i comandi manuali. Controlliamo il pannello posteriore. Mi serve più tempo. Non so nemmeno come abbiano preso il controllo dell'aereo. Merda, rispondi, mio amico. Cabina di pilotaggio, che succede? Qui è il copilota, serve un medico. Che succede? Il capitano ha urtato la testa nella turbolenza. È grave, non è cosciente. Ripeto, pilota privo di sensi. L'aereo è sotto controllo? Merda! I motori sono andati. Provo a riavviarli. Non posso, non ho accesso ai comandi. Ma riesci a volare? Sì. Cioè, no. Posso pilotare manualmente e provare a planare, ma... Mi serve un altro pilota. Ci vogliono due persone per gestire i comandi. Briggs, controlla il pilota. Dove vai? A prendere copie. Attiva i backup, Kyle. Riprovo l'accesso remoto. Estrai drive dall'IMS e cancella. Forza, Charlie. Fammi indovinare, siamo nella merda e sono l'unico che può tirarci fuori, giusto? Il pilota ha perso i sensi. Merda! Che è successo al copilota? Usa i comandi manuali. Vado io, servono due persone. Disattiva tutto, stacca il generatore e riavvia il sistema. Devo andare in cabina di pilotaggio, fammi uscire. Fisher, fammi uscire. Penserò al generatore. Già che ci vai, molla un po' di carico, prenderemo tempo. Briggs, mi servi a poppa, dobbiamo mollare un po' di carico, è in fretta. Mi muovo. Lascio un messaggio sulla scatola nera, in caso non ce la facessi. Sono Anna Kingston, capo delle operazioni del centro di... Sam, ho aperto il portellone. Se ascoltate questo messaggio, contattate l'ufficio più vicino. Dobbiamo perdere peso! Sgancia l'elicottero! Stiamo entrando in una turbolenza, allacciate le cinture! Non posso! Fammi luce! Lo libero sparando. Riesci a colpirlo da lassù? Beh, lo scopriremo! Ci sei quasi, Sam! Se ti lanci verso l'Argano, dovresti riuscire a vedere. Sei in posizione? Posso sparare! Un attimo! Ora manca solo l'altro!
senti qui, devi staccare l'alimentazione così posso riavviare il sistema. Fallo subito. Il pannello per il riavvio è sotto l'IMS, sotto il pavimento. Lo sportello del quadro elettrico è lì. Govin, generatore offline. Ok, ok. Ora porto le chiappe nell'abitacolo. Devo entrare in picchiata e non voglio vederti volare via in un cottuto. Arrivo! Qual è il problema? Vuole reinstallare l'intero sistema in volo. Avrei già finito se questo coglione si fosse spostato. Distruggerà l'aereo. Che cazzo credi che stia per succedere? Lascialo fare. È attivo. Bene. Ok, devi pompare benzina nei motori, chiaro? Se questa affare torna online, avremo pochi secondi per riavviarli. I comandi manuali della pompa sono lì. Allora, appena riavvio, tira forte, ok? Non possiamo sbagliare. Tre, due, uno, vai! Forza, forza, forza! Forza! E dai, stronzo, tira, 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 tira! Qual è la situazione? I sistemi di bordo funzionano. Stiamo volando, ma vogliamo alla cieca. Grim, le comunicazioni interne funzionano, ma i sistemi esterni no. Che cazzo è successo? Ci ha colpiti un virus come lo Stuxnet. Ho riavviato l'IMS e ho ripulito tutto il sistema. Siamo a posto. Come hanno fatto gli ingegneri a infettarci? Analizzeremo tutto per capirlo. No, merda. Che c'è ora? Un comunicato che abbiamo ricevuto prima del blackout. La Casa Bianca ha attivato la continuità di governo. Che significa? Che tutte le alte sfere del governo e dell'esercito sono state trasferite in un bunker dove possano sopravvivere, come durante l'11 settembre. Mio Dio, pensi che l'ultimo attacco blacklist? Non lo sappiamo ancora, Charlie. Concentrati e ripristina le comunicazioni. Risponde la segreteria telefonica di Sara Fisher. Lasciate un messaggio dopo il beep e vi richiamerò appena posso. Grazie. Sam, fammi sapere se intendi potenziare l'aereo.